Dai, cerca nel tuo cuore la risposta, senza sosta. Magic. Ma buongiorno carissimi, buongiorno, come state? Tutto bene? Siamo qui nel mondo di Magic perché oggi niente Temtem. Temtem lo faremo la sera perché le carte sono varie. A volte ci sono dei mostriciattoli, a volte ci sono degli incredibili mostri. Oggi siamo su Magic così. L'ho trovato su Steam gratuitamente, ci ho fatto qualche partitella, mi sono divertito, devo dire, devo essere sincero, mi sono divertito, quindi ho detto perché no, portiamola sul canale, portiamola mattina, video tranquillo, così. Allora, gioco con l'esercito angelico che mi sono trovato abbastanza bene, non ne ho provati tutti, ho provato l'esercito angelico e un altro, però diciamo, il tutorial l'ho fatto con l'esercito angelico e mi sono trovato molto bene, quindi facciamo questo. Questa cosa ancora non l'ho capita, però. Se qualcuno è esperto di Magic me lo sa spiegare che cos'è il Mulligan, mi fa un grosso favore. Però teniamo questi sette qui, dai. Voi ci giocate a Magic? Ci avete mai giocato? Ah, io totalmente neofita, ho imparato tutto col tutorial perché non. Cioè, è un gioco che. Cioè io ho questa carta qui, penso che è un rimasuglio di quando andavo addirittura all'elementari. Ma non ci sapevamo manco noi giocare, ci inventavamo le regole così, non giocavamo a livello serio assolutamente. Quindi se qualcuno di voi ha questo gioco, tra l'altro ve l'ho già detto, è su Steam gratuitamente, quindi se volete mi contattate, ci facciamo anche qualche partitozza. E se qualcuno è esperto che mi vuole dare dei suggerimenti, dei consigli, più che volentieri è tutto ben accetto, assolutamente. Mi date solo che una grande mano. Ah, proviamo con questo oratore appassionato. E niente, che è successo? Ogni qualvolta lanci una magia durante il turno dell'avversario, metti un segnalino più uno più uno. Se lancia una magia nel turno avversario, oddio, avrebbe fatto fuori questo qua. È un po' rischioso questo. Allora, il nostro turno. Non mi vedete tutte le carte? Lo fai un po' vedere? Bah, sì, più o meno si vede, dai. Ah, questo è buono, ma non ci abbiamo assolutamente abbastanza terre. Campione di scherma, questo qui c'ha il suo perché. Perché lui cosa fa? Lui attacca. Lui attacca due volte, non è male. Eccala. Oh, bestia. No, che attacco? Sei pazzo? Mi schianta. È un problema questo tizio qua, eh? Allora, bello! Tocca a te. È proprio. Bello! Tocca a te. Sai che magari. Ecco, l'ho fatto arrabbiare. Va bene, pesca due carte. Ok, ci mettiamo qui. Questo qui. Ogni qualvolta guadagni punti vita, metti un segnalino più uno. Vedi che adesso mi si. Oh. Teoria, questo è un bel meccanismo. No, nessun attaccante. A meno che non prendo qualcuno con volare, non è fattibile la cosa. No, ferma il turno. La creatura equipaggiata prende più 1 più 2. Ogni qualvolta peschi la tua seconda carta in ogni turno, assegna. Che palle!
No, cosa risolvo? Vai. Allora, io non è che sia un campione di Magic, assolutamente. Però... Fai, che cos'è? Madonna. Non sono un campione. Quindi, io magari parlo un attimo, magari secondo i termini cose. Due cose. È mio randaggio incantato. Fai, tanto... Non c'ho niente da mettere, non... Mio turno. Oh. Dicevo, io non sono un esperto. Se dico qualche parola sbagliata, qualche termine sbagliato, correggetemi. Però, se vi interessa fare una partita, diciamo, un po' tutorial, lo possiamo fare tranquillamente. Basta che me lo dite nei commenti e mi organizzo per fare una partita, diciamo, di quelle iniziali, così lo facciamo insieme e lo impariamo insieme. Tanto un ripasso a me male non fa. Allora, questa qui cosa fa? Tappa tutte le creature controllate dai tuoi avversari, le creature che controllano un legame vitale fino alla fine del turno. No. E... No, stregoneria, istantaneo, no. No, se ci avessi avuto un'altra carta da giocare, un altro mostro, sarebbe stato un bel lavoro. Purtroppo no. Quindi, niente. Dai, cerca nel tuo cuore la risposta, senza sosta. Magic. No Yu-Gi-Oh! Magic. Play the game. Dai, allora, e play allo sto game. Passa, vai. Ciao. No, non tappo niente. Non te lo blocco, va sereno. Passa, non blocco. Io avrei potuto bloccare con lui, eh. Niente, ormai l'ho fatto. Sì, probabilmente potevo usare il campione di scherma per bloccarlo. E vabbè. Oh. Buonissima, buonissima, buonissima cosa. No, non fare storie te, eh. Non fa scherzi. T'ammazzo. Dai, veloce. C'ho gente che mi guarda, per cortesia. Si sbrighi, dai, insomma. Allora. Samu, ti sbrighi. Oh, signore. No. C'avevo il compagno di Ajani che spaccava tutto. Connetti. Ci potete credere a una cosa del genere? Ci potete credere? Dai, adesso ne facciamo una veloce. Ah, siamo tornati contro di lui. Ah, ok. Ma me la va a ribeccare... Ah! Mistico. Aspetta, facciamo una roba... No. Nessun attaccante, attacca con tutti. No, non mettiamo nessun attaccante. Terminiamo il turno. Ci stiamo facendo un bel esercito adesso, eh. Prossimo turno, Golem Meteora, ci divertiamo. 3, 4, 5, 6. No, mi sa che ci deve avere un'altra terra però per il Golem Meteora. Col Golem Meteora facciamo dei danni. Anche perché ci ritroviamo al punto che... Bestia. Puoi rivelare questa carta dalla tua mano iniziale, se lo fai profetizza 3... Non so cosa voglia dire. E purtroppo tante cose non le so. Vabbè, sono cose che comunque uno impara giocando, per carità. Sono i morti, tappa una creatura bersaglio. Sei un maledetto. Sei veramente un maledetto. E... Allora, questa non la posso giocare assolutamente. Posso usare lui. Ah no. Ottimo, quello che mi serviva.
Golem Meteora. Quando il Golem Meteora entra in campo di battaglia, distruggi permanente un permanente non terra bersaglio controllato da un tuo avversario. Distruggo quello lì. Guarda qua. Stai a divertire adesso, eh? No, dai, non attacchiamo. All'inizio del tuo mantenimento profetizza uno. Che vuol dire? Profetizza uno in cima. Ah, se la sceglie? Se la sceglie è grave come cosa. Quindi, cosa combini? È che comunque... Bestia! Cosa ha fatto? Ecco, questa cosa non me l'aspettavo. Angelo della vitalità. Com'è che funziona? Se stai guadagnando punti vita, ne guadagni invece altrettanti più uno. No, non stiamo guadagnando punti vita, non credo. Però... ogni qualvolta un'altra creatura entra nel campo guadagni un punto vita. Questi salgono. Adesso c'è da ridere. Perché io me lo potrei anche sacrificare uno. Questo qui. Potrei anche farlo. E se lo faccio potrei fare dei casini. E una creatura versione fino alla fine del turno. Proviamo. Proviamo a fare un po' di casino, dai. Diamo un po' uno scossone a questo incontro. Attacca con lui. Perché? Una creatura attaccante. Una sola. Cosa fai? Sono tanti, 8 punti. Ah, maledetto, c'è il gatto, è vero. Perché abbiamo guadagnato? Non lo so. Siamo a 30, lei è salita. Perché più 2, più 2, se ho più di 25. Quindi, cioè... ah, questo gioco a me piace un sacco, perché... cioè, mi sta prendendo perché è molto tattico, c'è molto da studiare, c'è molto... cioè, succedono cose che uno non capisce che diavolo sta accadendo. Ma non è quello il problema, assolutamente. Le altre creature che controlli hanno cautela. Toh, te ne chiocco un'altra, questo sale e posso attaccare. Non hai ancora capito come stiamo messi? Cioè. E... no, attacca. Una creatura attacca. Vedete cosa fa adesso. Io potremmo anche attaccare con tutte, eh. Però. C'hai qualcosa per bloccarlo? Per forza. Ce lo devi avere. Maledetto. Maledetto. E siamo a... sta aumentando i punti vita, quindi... ci vuole della strategia qua. O attacco con tutti. Eccola. Buttiamo un'altra terra. Possiamo provare ad attaccare con tutti. Certo, faceva molto più cosa se lo facevamo subito. Però...
Dai, facciamo questo esperimento. Tutte le... Tappa tutte le... aspetta un po'. Attacca con tutti, sono tutte tappate. Ah, è rimasta 4, amico. Bestia. Sono a 64 punti. Questa era una cosa che non avevo considerato. E mo cosa fai? Perché lui... Ogni qualvolta guadagni punti vita, lui fa più 1. Ogni qualvolta una creatura entra in campo guadagni più 1, ma ci deve essere qualcuno che... Questo te li raddoppia. E quindi ci deve essere qualcuno che... Cautela, doppio attacco. Non ho capito perché prendiamo più 1. Però... Cioè... E niente, ti attacco con tutti, hai perso. Perché c'è il compagno di Ajani che... Cioè, non può non distruggerti. Cosa fa questo? Organizzati, ma non... Per forza. Non poteva finire in un altro modo. Devo dire che ci ho avuto del sedere. È stata bella nonostante le problematiche da connessione di non so chi dei due. È stata bella. È stata bella. Poi la svolta finale. Io avevo detto all'inizio che questo mazzo è bello. È bello. Adesso non mi dà la vittoria. Hai oro sufficiente per una busta? Prendiamone Dammi la busta, dammi la una busta. al negozio. Dammi la busta. Non vedo l'ora di scoprire cosa contiene. Cosa Apri! contiene? Cosa contiene? Oh, c'è un unboxing. Spacchettiamo. Voglio un tot di like per lo spacchettamento, eh? Come youtuber seri, altro che... Nuove bellissime carte! Mamma mia! Allora, guardiana dell'incatenato, la guardiana è una signorina. Guardiana dell'incatenato non può attaccare a meno che tu non controlli un'altra creatura con forza pari o superiore a 4. Che fa scena? Ma ne posso scegliere una? No, sa di sì. Creatura leggendaria. E che è? Quando sia una capitana entra nel campo di battaglia, guarda le prime 7 carte del tuo grimorio. Puoi rilevare una carta aura scelta tra essi e aggiungerla alla tua mano. Metti altre in fondo al tuo grimorio in ordine casuale. Pellegrina di Heliod, creatura, chierico umano. Quando la pellegrina di Heliod entra nel campo di battaglia, puoi passare in rassegna al tuo grimorio per una carta aura. Incanta creatura, creatura incantata perde meno 3, meno 3. Però io non so cosa di teschi. E... Non ho capito se la devo scegliere. Però se la devo scegliere prendo questa. No, devo scegliere. Bestia. Actos senza cicatrici. Actos senza cicatrici attacca in ogni combattimento se può farlo. Mentre Actos entra nel campo di battaglia, scegli 2, 3 o 4. A caso, Actos ha protezione da ogni costo di mana convertito diverso al numero scelto. Non ci ho capito niente, ma va bene. Completa le missioni per ottenere altre buste e oro. Va bene, la ringrazio. Ah, ci abbiamo anche la maestria? No, non ce l'abbiamo. Ah, sì, ce l'abbiamo. Elemento estetico. Non è una carta, e allora questo andiamo a potenziare il mazzo. Pacifismo che non è che mi piace un granché. Alba di speranza. Ogni qualvolta guadagni punti vita puoi pagare 2. Se lo fai pesca una carta. Crea una pedina creatura soldato 1-1 bianca con legame vitale.
Comandante ispiratore. Ogni qualvolta una creatura con forza pari o inferiore a 2 entra in campo di battaglia sotto il tuo controllo, guadagni un punto vita e peschi una carta. Questa è fighissima se c'è anche il leoncione che ci ha fatto vincere, perché lui diventa più forte ogni volta che guadagni un punto vita, quindi ciao. Diventa una combinazione che saliamo a un botto di punti vita noi e lui diventa una bestia. Quindi tantissima roba. Ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate di questo gioco, fatemi sapere se ci avete giocato con le carte proprio, quelle fisiche tipo questa, se avete giocato a questo gioco cosa ne pensate, se volete fare delle partite assieme a me, tra di noi ci organizziamo e tra gli utenti, tra chi mi segue ci organizziamo, facciamo un torneone, insomma... Parlate, dite la vostra sui commenti, mi raccomando non mi dimenticate i like, quelli sono fondamentali, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, condivisioni e di tutto e di più. Detto questo ragazzi, vi ringrazio ancora per essere stati qui in mia compagnia, noi ci vediamo al prossimo video, sempre qui su Hellas Games. Ciao a tutti ragazzi!